amici del tubo, bentornati in questo canale di CCMS, ragazzi, bentornati in questo nuovo episodio. Siamo qui a pochi giorni di distanza con un nuovo episodio della carriera allenatore su FIFA 18 e siamo vestiti in maniera elegante perché oggi è un episodio importante in cui andremo a fare dei contratti incredibili. In realtà sono appena tornato da un'università, ma facciamo finta che sia per l'episodio di FIFA. Infatti oggi andremo ad affrontare diverse partite di Coppa, forse una di campionato, ma soprattutto andremo a fare il nostro mercato di riparazione di gennaio. Ok ragazzi, come potete vedere il primo giocatore che andiamo a contattare oggi l'ho già fatta questa cosa, quindi vi faccio un piccolo riassunto. E Leno, portiere del Bayer Leverkusen. Perché? Perché come avete visto il portiere sta diventando un buonissimo e grandissimo problema per la nostra squadra. Cercheremo di risolverlo nel breve termine, ma ci pensiamo al mercato di gennaio nel lungo termine. Gli diamo un ruolo cruciale perché diventerà titolarissimo all'interno della nostra squadra. 4 anni mi pare più che giusto, difatti li accetta, 86 di overall, dovrebbe crescere fino a 88-89, non penso nella novantina, ma tutto sommato, visto che i portieri sono fatti da cani in questo gioco, è inutile spendersi dei soldi perché tanto più 88, più 90, più 92 le papere prima o poi le fanno comunque, quindi tanto vale prendere Leno, diciamo, a gratis o perlomeno pagandogli solo lo stipendio e poi avendolo a disposizione nel prossimo anno. Ebbene sì, l'abbiamo preso così, al volo, 70.000 che guadagnava 75 prima, quindi comunque ci abbiamo risparmiato qualcosa. Si poteva risparmiare un po' di più magari, ma pensavo che buttasse molto più su per aumentare il suo stipendio, invece no. Il secondo giocatore che andremo a contattare è Ross Barkley, giocatore dell'Everton che abbiamo sfidato nello scorso episodio, molto promettente, anche lui dovrebbe arrivare intorno all'88, centrocampista che dovrebbe andare ad affiancarsi a Goretzka nella mia idea di squadra per il prossimo anno. Il suo avvocato, il suo coso è Morgan Freeman, come potete vedere. Gli diamo un ruolo importante, anche se lui vuole cruciale, allora diamo questo cruciale, anche se forse cruciale non lo sarà più di tanto, ma comunque sarà super titolare. 4 anni a 83, non 82, non so perché lì è apparso 82, ma a 83 di overall si alza, come vi ho detto, e potete vedere là sopra ho cambiato anche tutto il budget per avere tantissimi stipendi e solo 2 milioni. Difatti questo mi ha creato qualche problema, vedrete dopo, per le clausole di rescissione, bonus di ingaggio, queste cose qui, ma d'altronde con il West Ham non si può avere tutto. Ecco, finalmente ha accettato anche Ross Barkley. Vedete, non so cosa avete visto, ma abbiamo avuto più problemi con lui perché voleva non tanto lo stipendio che io potevo offrire, ma voleva molti bonus. Abbiamo dovuto pian piano così. Quindi su questo non ho guadagnato giusto 5.000 euro di stipendio, perché guadagnava 110.000, adesso ne prende 105, quindi però ho dovuto un po' fare la controparte perché sennò con tutti i bonus che voleva non sarebbe venuto. Il terzo che siamo andati a contattare, tra Sanchez e Ozil, ho preferito andare a contattare Ozil. Come potete vedere abbiamo pochissimi soldi di budget trasferimenti, abbiamo 360.000 di stipendio, quindi ovviamente lo stipendio glielo possiamo anche mettere, ma come vedrete tra poco il budget non è quello che vuole lui. Potete vedere bonus di ingaggio 2.600.000, presenze 5 milioni, capite che lo stipendio 170.000 sarebbe un grande guadagno per noi, ma non ci siamo sul budget trasferimenti, quindi vi risparmio tipo 10 minuti di trattativa, così per il momento non ce la facciamo, non ce lo possiamo permettere. Eccoci qua ragazzi, tornati in live. Allora, siamo qui per giocare prima di tutto la partita con il Leicester della FA Cup, importantissima, sia perché contro il Leicester, una squadra tosta che ci ha fatto già tribolare abbastanza in campionato, ma anche perché la FA Cup è uno degli obiettivi della società. Quindi con il nostro portiere da 59, ahimè, andiamo a giocarci questa partita importantissima e speriamo in un conguaglio economico in caso di vittoria. Eccoci qua ragazzi, giochiamo in casa al London Stadium, guarda che bella questa grafichetta della FA Cup, oh là, così mi piacciono le cose fatte. Cominciamo con la palla tra i nostri piedi e cominciamo subito a buttarci in attacco con Rashford, che per un pelo non riceve qui. Bravo Lanzini, si è girato bene, che botta, rigore, calcio di rigore signori, calcio di rigore, ammonizione, bene, stiamo pressando tantissimo. Leicester è chiuso dietro veramente come lo schifo, lo tira il Cicciarito e io, sapete cosa, lo faccio tirare al buon Rashford. Ebbene sì, mi fido di Marcus.
Eccolo lì! Marcus Rashford, mette l'1-0. Oh, giusto, giusto questo vantaggio, signore, perché stavamo giocando bene e soprattutto stavamo pressando tanto. 1-0 West Ham. Vai Rashford, così ti sblocchi un po', mi cresci di overall. Scusatemi se ho delle preferenze per Rashford, ma è il nostro gioiellino. Mamma mia, che gol che hanno fatto da calcio d'angolo. Chi era? Jamie Vardy? No, Slimani. Fammelo rivedere se il mio portiere è un incoglionito o semplicemente che hanno fatto un gollone. Dovrei imparare a tirarli anch'io così. Vabbè, un po' è un po'. Un po' è un po', 1-1 al 45esimo. Non esiste una partita in cui non prendiamo gol, soprattutto visto il nostro portierone che abbiamo in campo in questo istante. Non meritiamo assolutamente di essere sul pari, 82esimo, siamo ancora qui. Mi verrebbe da dire siamo sempre qui sulla tre quarti avversaria. Non riusciamo mai a sfondare, a parte qui. Brutto gol! Che brutto gol! All'84esimo Lanzini punisce. No, il Cicciarito Hernandez. Lì era probabilmente anche rigore. Tiro, rimpallo, tiro, rimpallo, tiro e gol. Cicciarito rapace d'area. Adesso mettiamo difensiva, raga. Non voglio rischiare. Anzi, andrei pure con l'ultra difensiva e portiamocela a casa sta vittoria. Eccoci qua, punizione dal limite nel momento peggiore possibile. Eccoci qua, due pari, classico. Ale, via. Ehi, non voglio neanche rivederla. Chi ha segnato? Fuchs. Ma non è il centrale Fuchs, di punizione, vabbè. Allora ragazzi, la partita è finita 0-0. Scusatemi, due pari. Non vi ho fatto vedere niente, ma mi è arrivato il premio torneo come se avessimo passato il turno. Pensavo ci fossero stati i supplementari. 2-2 è stato 76.660 euro, che cifra incredibile, va bene, e non ce ne facciamo ovviamente assolutamente niente di quel premio del torneo. E difatti, eccola qui la partita, mi pareva, probabilmente praticamente bisogna rigiocare con l'Ester, probabilmente saremo in trasferta questa volta, però va bene, abbiamo giocato una cosa, quindi adesso abbiamo... la Carabao Cup andata e ritorno col Tottenham. Non vedrete tutte queste partite, adesso faremo dei tagli, vi farò vedere qualche partita qua e là, vedremo il mercato, abbiamo tante cose da vedere in questo episodio. Nel frattempo andiamo ad affrontare anche la nostra formazione di riserva, delle riserve, la Carabao Cup, che questa mi interessa al giusto, quindi anche se usciamo col Tottenham vi dico non mi dà nessunissimo tipo di fastidio, vi farò vedere giusto gli highlight di questa partita e poco via. Dentinho, avan verissima, brutto tiro, perché vado sempre a festeggiare lì dietro, ma è una cosa incredibile. Dentinho, una sorpresa incredibile questo Dentinho, sta facendo gol a profusione, 1-0 con il Tottenham. Adesso mi metto in difensiva e cerchiamo di non prendere un altro gol. Deve sfruttare questa occasione se vuole il pari. Vabbè, sì, quando proprio non riesce a levare la palla. Poi hanno fatto 64 passaggi nel giro di un metro. Lì ho fatto il contrasto, non l'ha presa. Guarda che roba, golletto. Evidentemente non in fuorigioco. Uno pari, Eriksen. Questo vi fa capire quanto più forti sono rispetto a noi. 1-1, ragazzi. Non mi vedete, lo so, scusatemi, mi si è spenta la videocamera. 1-1, che ci sta, però si sarebbe stato ancora di più in trasferta. In casa ci mette un po' in difficoltà per la partita di ritorno, perché... o pareggiamo 2-2, oppure anche col pareggio si va ai supplementari, 0-0 passano loro. Ora ragazzi, andiamo a simularci questa partita del campionato, perché con l'Huddersfield sinceramente, ecco, mi interessa il giusto giocare, non c'ho molta passione, quindi andiamo a simulare con la formazione titolare, quindi speriamo di vincere. Prenderemo gol sicuramente visto il portiere, ma speriamo di vincere. Invece non prendiamo gol, segna Rashford, quindi molto molto bene, 1-0. Continuiamo il nostro ruolino positivo, rullino anche, fate quello che volete, positivo in campionato. In coppa stentiamo abbastanza, ma siamo ancora in gioco per tutto. Adesso di nuovo con il Leicester andiamo a fare l'area dei nostri ragazzi, ovviamente lo faccio anche quando non ve lo mostro. Crescono tutti bene, purtroppo nessuno di overall. Vedete Lanzini è appena arrivato 83, Goretzka scappa per arrivare 84, Rashford pian piano arriva 83, Rugani anche in direzione 83. Obiang lo alleno perché mi piace e cresce abbastanza. Adesso andiamo a giocare la partita con Leicester e poi ci facciamo un po' di mercato. Eccoci qua,
partita di ritorno, anche se questa partita non sarebbe dovuta esistere, di nuovo con i titolari perché voglio spremerli, questa partita è importante, non possiamo rischiare di giocarla con le riserve. Quello non è fallo, signor arbitro. In che campo stiamo giocando? In un campo di patate, Cristo santo. Mamma che bella azione, mamma che bella azione, subito in vantaggio. Non proprio subito al ventesimo praticamente, ma Lanzini timbra, va a dare il 5 a tutti i tifosi. Sono ancora senza videocamera, mannaggia a me, adesso l'attacco 1-0, anzi 0-1. Qui un pelo fortunato bisogna dire, poi gran botta di destro. Lanzini timbra sempre il cartellino. Sì, sì, finalmente un 2-0 senza prendere gol, oh mio Dio, sì. Sì, Cicciarito, metteli 0-2, anzi, adesso siamo abbastanza in cassaforte, ma con FIFA, come sempre, non si sa mai. Che azione, signori! 3-0, guarda che bella roba, praticamente tutto di prima, che gran palla l'ultima. Rashford timbra anche lui il cartellino, 0-3, passiamo il turno, ve lo dico. Signori, è cambiato giorno, vedete la mia outfit, perché la sanità mentale dopo un po' giocare la carriera finisce, quindi siamo nel giorno dopo per voi, qualche secondo dopo, siamo qui, potete vedere, abbiamo vinto alla fine 5-0 addirittura con l'Ester, una partita assurda. Abbiamo vinto il campionato con i titolari, con le riserve, probabilmente 2-1, adesso dobbiamo giocare la partita di ritorno con il Tottenham, all'andata abbiamo pareggiato 1-1, quindi tutto è ancora molto aperto anche per la Carabao Cup, che mi interessa al giusto, quindi se oggi perdiamo non c'è nessunissimo problema. Eccoci qua, Tottenham-West Ham, l'avete già vista questa scena, non so bene come è venuto fuori questo esercizio. Ma che sto a dire, questo video, perché ho giocato tante partite, non so cosa vi ho messo, una certa si è spenta la webcam, ho lasciato sempre acceso il microfono, sono successe delle cose in questo episodio, abbiamo preso dei giocatori, abbiamo vinto, perso, pareggiato, cose, quindi non so, vediamo di vincere questa partita se possibile. Che bello, col driven shot finale di Rashford. Cicciarito si porta a spasso la difesa. Andiamo a festeggiare sotto la curva, spero nostra, perché sennò ci tirano delle bombe a mano sulla fronte. Rashford timbra il tabellino, 13esimo, 0-1. Eccoci qua ragazzi, ennesima ed ultima partita nella FA Cup, si gioca solo con la neve, va bene, siamo in trasferta contro il Brighton, formazione del turnover, perché il Brighton comunque non è il Tottenham, quindi dovremmo essere un po' più agevoli in questa partita, ma come sempre su FIFA, e vedete anche dall'inizio, no, questo è stato fischiato fuori gioco probabilmente, meno male. Non si può mai sapere. Dopo una vittoria commentata a muto, perché stavo godendo troppo di quella vittoria, di quel rigore, di quel pallonetto, mamma mia che goduria. Siamo in finale di Carabao Cup, ma quello che conta è passare i sedicesimi qui nella FA Cup, che è il nostro obiettivo stagionale. No, rigorissimo, va bene, non era quella finta lì da fare, era quella per andare verso il centro, va bene. Va benissimo, giallo, insomma, fallo da dietro in area, potevi anche qualcosa in più del giallo. Tira Antonio, ci fidiamo, io voglio fidarmi di Antonio, la tiriamo bella là a sinistra, non è andata troppo a sinistra, ma va bene, il 34esimo sul rigore, 1-0, anzi 0-1, festeggiamo con i tifosi. Occasione d'oro, sono di nuovo
Mamma mia, che brutta roba. Il classico cross basso che io faccio troppo poco, devo dire la verità. 75esimo, mi toccherà mettere dentro i titolari, almeno tre di loro, tipo Rashford, Lanzini, quelli che spostano un po' gli equilibri, a meno che non riusciamo subito a segnare col classico kick-off glitch che c'è sempre. Angolo. Niente raga, finisce 1-1 e quindi dovremmo andare a rigiocare anche questa. Adesso però purtroppo non giocheremo in un altro episodio, perché non so quando ce la faranno giocare. Ho una sorpresa per voi da farvi vedere, però speravo di festeggiare la vittoria con questa sorpresa. Purtroppo andremo a giocare un'altra partita e tutte queste partite ci stanno un po' facendo soffrire, sinceramente. La sorpresa, ragazzi, è qui nell'hub di mercato, perché senza di voi, tra una partita e l'altra, ho preso un terzo giocatore, signori. Niente poco di meno che Alexis Sanchez. E quindi il prossimo anno arriveranno questi tre qui. Sanchez forse lo rivenderemo, perché è nel suo picco, 29 anni, 89. Però, da avere come esterno destro lì, non farebbe schifo. Magari consigliatemi nei commenti se sarebbe meglio venderlo o fare qualcos'altro. Raga, direi che per questo episodio può essere tutto. Un ottimo mercato invernale. Adesso torna anche Joao, quindi non serve prendere portieri, cose varie. Attenzione, perché Leicester in quest'ultimo giorno di mercato ha ceduto Jamie Vardy. Però, avete capito? Il Leicester, eh? E intanto che andiamo a concludere il mercato, io vi saluto. Spero che questo video vi sia piaciuto, sarà durato un'infinità. Spero apprezzate lo sforzo di farvi vedere tutto il mercato di gennaio in un unico episodio. Io spero vi sia piaciuto, lasciatemi un mi piace, iscrivetevi al canale se avete ancora fatto, e ci rivedremo la prossima settimana con un nuovo episodio di FIFA. Andremo a concludere il primo anno in un paio di episodi e poi con i nuovi arrivi, grandi cose nel secondo anno. Lasciatemi un mi piace e ci vediamo domani. Bella.